Buongiornissimo ragazzi, buongiorno. Questo è il secondo giorno qui nella Val d'Itria, in Puglia. Buongiorno. Buongiorno. Oggi ragazzi ci troviamo in un altro paese molto famoso, forse uno dei più famosi quasi qua sempre in Puglia. Ci troviamo nella Città Bianca e quindi ormai avete capito, ci troviamo ad Ostuni. Ieri sera non abbiamo più fatto video dopo la ottima cena da zio Pietro a Cisternino. Eravamo stanchissimi e quindi siamo andati subito a nanna. Ci siamo svegliati di buon'ora stamattina proprio per visitare Ostuni. Viene chiamata la Città Bianca, raga, per proprio la costruzione delle case in pietra calcarea, in calce bianca. E pensate che c'erano vari motivi per cui utilizzavano la calce bianca per costruire le loro case. Primo fra tutti perché, essendo Ostuni, piena di vicoletti molto stretti, dovevano permettere l'illuminazione e quindi il bianco rifletteva la luce solare e quindi anche i vicoletti avevano una luce migliore. In secondo luogo, ragazzi, la calce bianca serviva come igienizzante e quindi rendeva le case asettiche e questo diminuiva il diffondersi della peste bubbonica, che era molto presente ai tempi del Medioevo qui ad Ostuni e in queste aree della Puglia. Pensate quanto erano ingegnosi ai tempi del Medioevo i nostri antenati. Stiamo girando per i vicoletti di Ostuni ed è incredibile come non ci sia davvero nessuno. Abbiamo incontrato veramente pochissime persone. L'unica cosa che c'è importante è il vento. C'è un sacco di vento, infatti non so se riuscirò a far volare il drone. Troviamo in questo momento nella piazza della cattedrale, infatti potete vedere alle mie spalle la cattedrale di Ostuni. Molto famoso, molto importante è il Rosone, che pensate che è il secondo più grande di tutta l'Europa. E invece di fronte alla cattedrale di Ostuni possiamo trovare un famosissimo arco, l'arco scoppa, che collega praticamente il palazzo del seminario al palazzo vescovile e ricorda molto il ponte che c'è a Venezia, il ponte di Sospiri che c'è a Venezia. Pausa merenda? Pausa merenda, pausa caffè. Lo mangiamo? No, pausa caffè. Pausa caffè. Mangiamo il pasticciotto. Proviamo per la prima volta il pasticciotto, che è un dolce tipico pugliese, direi. Sì, che lo usano per la colazione. Più buona la tetta della monaca. È più buona la tetta della monaca? Della monica. Della monaca. È buona, comunque è buona, sa molto di crema, no è buono dai, ci sta, è buono. Poi sì, se dobbiamo fare un confronto tra la tetta della monaca e il pasticciotto, questo pasticciotto forse è più buono la tetta della monica, però sono cose diverse. E cosa dico? Monica. La città di Ostuni è fortificata, infatti protetta da cinte murarie molto forti e resistenti, che servivano a proteggere la città dagli attacchi che potevano provenire dal mare. Questa cinta muraria era interrotta da 5 porte in passato, adesso invece ad oggi ne sono rimaste solamente 2, San Demetrio e Porta Nova. Poi io, raga, non so se dal video rende, ma la città è veramente bianchissima. Io senza gli occhiali da sole non posso guardare le case bianche perché sono, riflettono proprio il sole e sono sgargianti. Tu cosa ne pensi? Che non hai gli occhiali? Non sgargianti, ma accecanti. Accecanti, infatti se io mi levo non riesco a tenere gli occhi aperti, non riesco a guardare le case. Senza vento che caldo. Senza vento fa caldo, forse il primo momento in cui non c'è il vento sulla città di Ostuni, adesso bisognerebbe far volare il drone. Adesso per la giornata di oggi direi che manca solamente più una cosa. Che cosa?
Il mare. Il mare, il mare della Puglia, andiamo. Il mare mosso della Puglia. Speriamo di no. Speriamo di no. Siamo fiduciosi. Andiamo al mare. Niente raga, in realtà non ve lo facciamo ancora vedere il mare perché purtroppo oggi, essendo nuvoloso, c'è molto vento, il mare non rendeva minimamente. Siamo rimasti 2 o 3 rette, ci sono fatto un tuffo ma nulla di che. Eravamo a Torre Guaceto, che ci hanno detto che sarebbe molto bello in realtà, quindi se vi capita e se siete nei paraggi venite lo stesso, perché comunque sembrava bello, perché siamo stati noi sfortunati con la giornata che non è delle migliori. Torre Guaceto, che si trova in una riserva naturale ed sembra molto bello anche dalle foto che abbiamo visto su internet, sembra molto bello. Adesso, visto che comunque è ancora pomeriggio, ancora presto, mi sa che torniamo a Cisternino, perché l'abbiamo vista solamente ieri sera quando siamo andati a mangiare alla macelleria, e invece adesso mi sa che torniamo di giorno perché comunque ci è piaciuta molto, vogliamo addentrarci di nuovo nei vicoli di Cisternino. Andiamo. Guarda che bello! Sono dei vicoletti bellissimi qua in Puglia. Allora raga, mi devo un po' correggere rispetto a quello che vi ho detto ieri sera rispetto a Cisternino, perché infatti sembrerebbe che è proprio una caratteristica di Cisternino e probabilmente solo di Cisternino il fatto di avere i fornelli pronti, loro li chiamano così, sarebbero queste rosticcerie che cucinano la carne. Tu entri in questo negozio, scegli la carne e ti viene servita sul momento sui tavoli, quindi mangi seduto sui tavoli, ed è proprio una caratteristica tipica di Cisternino, appunto. Da provare assolutamente le bombette, che sono proprio particolari di questo posto. Quindi se venite in questa zona, una cenetta a base di carne qui a Cisternino assolutamente da provare. Paolo, Paolo. Ciao. Battistini, hanno sbagliato.